Nelle prime ore del mattino, i carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché spaccio di sostanze stupefacenti. L'introito complessivo si aggirerebbe intorno ai 10.000 euro settimanali a fronte di un approvvigionamento di 14.000 euro mensili. La metodologia prevalente per lo spaccio della sostanza stupefacente era quella a domicilio, ovvero in altro luogo dove si trovava il cliente. In alcuni casi è stato possibile accertare che i clienti acquistavano sostanze stupefacenti e la pagavano attraverso i proventi del reddito di cittadinanza. È possibile ipotizzare che siano stati utilizzati anche dei locali di un CAF patronato per la cessione di sostanze stupefacenti. L'attività ha permesso di sequestrare in flagranza di reato 110 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 750 grammi del tipo marijuana.